Adesso parliamo di San Francesco, il patrono della Calabria, la cui devozione è diffusissima nella nostra regione. È un libro da poco disponibile in libreria, tratteggia aspetti forse poco conosciuti dell'eremita viandante di Paola. Lo ha scritto Filippo D'Andrea e ce ne parla Pasqualino Pandolfo. Ha un approccio più divulgativo, ma non certo semplicistico, questo nuovo lavoro su San Francesco di Paola di Filippo D'Andrea, che segue di 16 anni uno studio più specialistico dello stesso autore sul taumaturgo calabrese. Il libro, edito da Progetto Editoriale 2000, con l'introduzione del vescovo Giuseppe Fiorini Morosini, affronta i temi della laicità e della contemporaneità in San Francesco. Eremita sì, viandante pure, ma con un'idea precisa sulla famiglia cristiana o sulla spiritualità del lavoro. Davvero illuminanti poi le sottolineature che Filippo D'Andrea dedica all'impegno sociale di Francesco, definito dall'autore santo della spiritualità sociale, immerso pienamente nell'umano del suo tempo. Ad esempio quando scrive al re di Napoli: «Sire, restituite questi scudi d'oro a quelli che avete spogliato prima». Ma ancora più singolare forse può sembrare scoprire, grazie a Filippo D'Andrea, come l'eremita viandante avesse una forte idea evangelica di cultura. Si deve sfatare un pregiudizio di un San Francesco non ignorante, non di cultura. Naturalmente aveva una cultura, diciamo, di base, spesso citava le scritture in latino, ma in particolare lui seminò questo valore della conoscenza per essere migliori come uomini. I suoi figli spirituali, soprattutto nel 500 e nel 600, ecco, istituirono e portarono avanti un centro di altissimi studi a Parigi. La cultura e la fede sono come due sorelle, devono viaggiare appaiati. La grande musica di scena ieri sera al Teatro Garden di Rende con il concerto della cantantessa Carmen Consoli, tutto esaurito per l'unica tappa calabrese del tour dell'artista siciliana, l'ha seguito per noi Maria Luigia Cozzu.